Il tema che stiamo navigando, quello della morte, è una realtà, una verità con cui confrontarsi, una realtà con cui dialogare. E su questa verità potrei dire che c'è stato sempre un dialogo direi universale. C'è un dialogo senza barriere di nazionalità, di culture, di religioni, di razza, eccetera. L'uomo fa bene a dialogare con la morte, l'uomo fa bene a dialogare con l'altro, l'umanità, il pensiero, la filosofia, la teologia, la scienza fa bene a dialogare sulla morte, perché è, direi, il, uno dei cardini della nostra esistenza, dell'esistenza umana e di un'esistenza da vivere sempre in pienezza. E voglio segnalarvi un dialogo tra due, diciamo, uomini di pensiero, Uomini di pensiero della terra Garganica. Paolo Cascavilla e Michele Illiceto. Paolo Cascavilla è un docente di italiano, Michele Illiceto è più un filosofo, insegna anche nella Facoltà Teologica di Bari, nella sezione di Molfetta. Entrambi hanno un curriculum che non vi sto qui a dire, ma per dirvi che sono. Uh, uomini di pensiero, di confronto e di dialogo, bene, qualche anno fa hanno scritto un piccolo libretto che si chiama Dialogo sulla morte, edito dalla, dal messaggero di Padova. È un testo che io ho divorato in poco tempo e da cui sono uscito molto, ma molto, come dire, uh, inquietato sulle domande positivamente inquietato sulle domande e sugli interrogativi che emergono da questo dialogo di questi due autori, Paolo Cascavilla e Michele Liceto. E la prima immagine che mi viene, ripensando appunto a questo dialogo, che molti, dobbiamo dire, rifuggono, o meglio, fuggono, che molti evidentemente fuggono anche perché schiacciati dall'angoscia della paura, devo dire che veramente tra questa analisi filosofica, umana, teologica, scritturistica, che emerge da questo testo, da questo dialogo, emerge veramente questa immagine della morte come un incontro. Che cosa vuol dire? Che la morte è un incontro. Ve lo dico domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.